carità è paziente, è benigna la carità. Non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Abbiamo qui una delle pagine più conosciute della Sacra Scrittura, quella in cui San Paolo ci espone qual è il contenuto della legge della carità. È la legge dell'amore, che è possibile a noi vivere perché Dio è amore e è Lui la fonte per cui noi possiamo amare. Quindi la santità, la vita cristiana, consiste proprio nell'amare. Non si tratta di assumere degli atteggiamenti di perfezionamento autoreferenziale, ma invece di vivere questa relazione con gli altri, innanzitutto con Dio, piena di amore. Le altre persone, quindi, acquistano un significato diverso da quello che a volte siamo abituati a dare loro. Non sono un limite, non sono un ostacolo all'espandersi della nostra carità, delle nostre qualità. Non sono neanche semplicemente uno sfondo che, come fan da comparse alla nostra azione, come se noi fossimo i primi attori principali. Sono invece compagni di viaggio che Dio ci ha dato proprio perché noi potessimo imparare ad amare, a dare e a ricevere amore. Con la loro compagnia noi possiamo crescere nell'amore. Il nostro amore può evitare i rischi dell'egoismo, del rancore, che ci portano a chiuderci nei confronti degli altri. Può anche evitare il rischio della manipolazione, per la quale noi cerchiamo di asservire gli altri al nostro piacere, ai nostri gusti, e poi magari li lasciamo quando non soddisfano più le nostre esigenze. Ecco, quindi la legge dell'amore non consiste nel raggiungere tanto un'autonomia personale che sembra quasi un faro, no? Nella cultura contemporanea, e invece consiste nell'amare, nel dare e ricevere amore, nello scambiare questa umanità comune che Dio ci ha donato.